Di ritorno tra Sampeternana con la squadra di casa avanti 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da De Luca, settimo gol in campionato dinanzi a 25.000 spettatori, dei quali 700 da Terni, arrivati da Terni anche per rinnovare lo storico e solidissimo gemellaggio tra le due tifoserie. Si comincia così, l'arbitro è Prontera, Pirlo reduce da tre vittorie consecutive, cerca il controsorpasso in zona playoff ai danni di Brescia, Pisa e Reggiana, che dopo i risultati di oggi hanno appunto scavalcato la squadra blucerchiata. Parte la Ternana creando subito questo grande pericolo con l'inserimento di Raimondo, bravo Stankovic nella chiusura. Poi comincia a crescere la Samp, bello il pallone di Casami per De Luca e qui è Capuano e si distende dinanzi al suo portiere e devia. Ancora Verre per Casami, sinistro pronto, Iannarilli è bravissimo, ma il vero capolavoro Iannarilli lo compirà da lì a pochi minuti, perché guardate questo pallone come nasce. Verre salta Sørensen, si presenta in area di rigore dove è saltato anche Capuano, parata straordinaria di Iannarilli su Valerio Verre, soltanto calcio d'angolo. Ma dal calcio d'angolo nascono i presupposti per il gol della Samp. C'è prima questa mischia, De Luca, poi prova anche Casami, batti e ribatti, il pallone arriva in zona Barreca, sinistro Amatucci, devia, Prontera va al VAR e lì con il supporto di Miele e Chiffi decide per il calcio di rigore, destro centrale preciso di De Luca spiazzando Iannarilli, gol del vantaggio della Samp e vi dicevo gol numero 7 in stagione per l'attaccante di Bolzano alla sua seconda stagione con la maglia della Sampdoria, che manda baci in tribuna. Poi lo stesso De Luca avrebbe la clamorosa occasione per il raddoppio proprio nei momenti finali del primo tempo. Si presenta tu per tu con Iannarilli, ma tira appena fuori con il destro. E così finisce il primo tempo a Marassi, 1-0 per la squadra di Andrea Pirlo su quella di Roberto Breda. Ancora un po' di pausa per noi e per voi. E poi torniamo per il racconto del secondo tempo di Sampdoria-Ternana.